Allora, cari amici ascoltatori, piano piano siamo arrivati agli ultimi due concorrenti. Adesso avremo un fisarmonicista e poi abbiamo un duo, due ballerini che ballano il tango, ma proprio come in Argentina. Vedrete, sono veramente molto bravi. Dopodiché sarete voi che siete qui tra il pubblico che dovrete votare. Comunque vi spiegherò come funziona il tutto. Allora, signori, abbiamo veramente... È un fenomeno anche questo bambino per quanto riguarda la fisarmonica. Si chiama Matteo Salce, viene da San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti, a 11 anni. Eccolo qua, strumento molto difficile. Quanti anni hai tu? 11 mi pare di aver detto, ecco. Dunque dovete sapere che questo bambino, fin da quando era piccolo, 3-4 anni, era affascinato dalla fisarmonica. E ascoltava, chissà, si vede che in casa avevano i dischi di Peppino Principe, che è stato veramente un principe, un re della fisarmonica. E lui diceva, ma vorrei imparare anch'io. E i suoi genitori sono stati molto intelligenti perché lo hanno fatto studiare. E adesso questa sera lui si esibirà per voi con quella che lui definisce la sua amica più cara. Dico bene? Questa è la tua amica più cara. Vai a dormire con la fisarmonica? La tieni lì? Sì, vicino. Ma tieni lì vicino. Altri amici lui. No, ma sai, quando loro si appassionano poi vivono veramente con la fisarmonica. Allora, state bene attenti perché dà a questo strumento una sonorità particolare, coinvolgente, così perlomeno dice il maestro Vessicchio. Allora, che cos'è che eseguirà per noi? La tempesta di Astier. Eccolo. La tempesta di Astier? Astier. Ok, bene. Allora, c'è bisogno del microfono, tutto, no? No, è tutto. Il panchetto, hai bisogno del panchetto. Allora, vogliamo portare un panchetto, per favore? Ecco, mettiamolo qua. Ecco, siediti. Vedrete, c'è da perdere la testa con tutti quei bottoni lì, eh? Allora, signori, Matteo Salce, di San Giovanni Teatino, fisarmonicista. Matteo Salce, straordinario. Ma sai che ti guardavo lì? È una cosa incredibile. Tutti quei bottoni lì, io non sarei mai capace. Bravo, complimenti. Vedremo cosa penserà il pubblico di te, va bene? Allora adesso attenzione.